Sì. È bello. Ecco, perché apro io la scheda. Sì, grazie a me. Sta la chiusura centralizzata qui. Madonna, grazie. Dimitri, quella è elettrica, che si apre a distanza. Piepoli. Sì. Signora, rotolo in Piepoli, va bene? Sì, sì, sì. Rotolo, va bene. Rotolo. Allora, il problema qual è? Non ho capito, cioè noi 4 anni, che sono 4 anni. E Maduna Santa, 4 anni sono. 4 anni che siamo sposati, è possibile che, perché non vengono i bambini? Perché cioè, non vengono i bambini? Tu... Anche noi vogliamo i figli. Noi li vogliamo. Non è giusto, che niente. Niente, tutti i nostri amici, mia sorella, tuo fratello. Mio fratello, si è sposato 2 anni fa e ha già 3 bambini. Mia sorella, cucina, tu, insomma, dottore, non li vogliamo. Vabbè, ma perché non li dobbiamo avere? No, ma per carità, i motivi per cui non arrivano i bambini possono essere molteplici. Può dipendere da lui, da lei, da situazioni... Da lui chi? Che ne so, da lui chi, dottore? Un altro. No, nel senso che può dipendere dall'uomo, dal maschio o dalla donna. Lui, Giugano, da lui chi sei tu, dati da me. Il maschio o la donna. Sì, vabbè, ma dottor, noi l'importante, cioè li vogliamo i bambini, cioè, i figli sono importanti. Importanti. Cerchiamo di capire, allora, io vorrei sapere, per esempio, voi la sera, diciamo, che cosa fate? Vabbè, dipende. Dunque, quando torna da lavoro, io preparo da mangiare, facciamo le cose, diciamo. Che c'è? E poi, forse che è importante. E poi ceniamo, guardiamo un po' di televisione, oppure ci andiamo, lui mi porta la pizzeria ogni tanto, mi porta. No, sì. mi porta. E poi andiamo a dormire. Ci diamo un bacetto e dormiamo. Bacetto, ci vediamo. No, ci vogliamo bene. E buonanotte, poi ci sentiamo domani. Che c'è tutto fatto? No, è per sapere. Invece la mattina? La mattina io mi alzo, faccio il caffè io. No, no, è bravo. Ma che cosa devo fare io? E niente, poi me ne vado a lavorare, do un bacetto a mia moglie e me ne vado a lavorare. E vai a lavorare. Bacetto. Io faccio i servizi a casa, faccio i servizi. Sì. Ma capito? Il pomeriggio invece cosa va? Il pomeriggio, ma dopo che abbiamo mangiato, poi dipende da quel che mangiamo, che lui non tanto gradisce la verdura. No, la verdura non dà. I ceci poi non è cosa per forza. Quelli non danno, li digerisci. Allora che mangiamo qualcosa, ci guardiamo i telegiornali perché ci piace informarci. E poi un bacetto e ce ne andiamo a dormire. A dormire. A riposare a mezz'ora. Cioè, diciamo, bacetto. Sì, un bacino proprio. Però, dottore, non ho capito, tu fai dei bambini, perché non ne possiamo avere? Perché non ne possiamo avere, dottore? Come dobbiamo fare? Noi li vogliamo, mi vedi che li vogliamo, Madonna, non so che sono io. Che dite, ho inquadrato il problema. No, l'ho detto, che bravo, l'ho detto. Va bene, troviamo anche la soluzione. Signora, cortesemente, se vuole andare sul lettino. Sopra il lettino devo andare? Sì, si stende sul lettino, si levi la camicetta. Sì. Vai sul lettino, dai. Non perdiamo tempo. No, mi fido. Da fare. Sì. Un attimo soltanto. Una tanta fiducia, diciamo. Dai, fai presto. Sì, ma... Ecco, e si tolga anche le mutandine. Ah, me le devo togliere? Vai presto, non parlare, non dire me le devo togliere. Non ti ho detto così. Ecco, è più facile, sì. Quando si inquadra il problema, la soluzione è proprio immediata. Ha fatto, signora? Sì, l'ho fatto. Si stenda. No, comodo, comodissimo. Perfetto, vada giù. Signora? Come? Avete capito come si fanno i figli? Mo sì, effettivamente. Sì, Madonna, veramente. Grazie, dottore, grazie. Quel fatto si fa tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Per essere sicuri. Vabbè, dottore, giusto una domanda. Ma venite voi a casa oppure la devo portare io qua tutti i giorni?
possiamo fare anche un giorno, un giorno che venite voi a casa mia e fate quello che... E la cosa la porto io, pur vinta adesso, tanto ormai lo sai dove abbiamo. Lo so dove, dottore. Facciamo così, dottore. Però se vieni a casa siamo comodi. Vieni te voi a casa una volta. Sì, dipende anche da lui. Sì, cioè. Fai decidere la luce.